Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti in un nuovo episodio dell'Incubo del Cacciatore, sempre in compagnia di Oberon. Come starete vedendo, le cose si sono evolute in un modo molto particolare, che di sicuro io alla prima run non mi sarei aspettato di certo. E ragazzuoli, questo potrebbe essere l'ultimo episodio di questa serie, o perlomeno di questa prima run per Oberon, che sta per incontrarsi con German. Tutti mi avete detto che sto per terminare la storia di questo gioco, che per quanto mi riguarda è totalmente rigiocabile per vari aspetti, anche i calici, parliamoci chiaro, anche per i calici che abbiamo lasciato da parte per un po'. Come mio solito ragazzuoli, vi invito per l'ultima volta per questa blind run a lasciare un mi piace a fine video se quest'ultimo vi fosse piaciuto, per sostenere questa serie e quello che è stato. Ora state vedendo che comunque si è evoluto il tutto in maniera molto molto drammatica. Qualcuno ha dato fuoco all'officina dei cacciatori, ma noi possiamo fare un'ultima cosa prima di proseguire. Abbiamo ottenuto un oggetto molto particolare che ci permette di portare a più 10 la nostra lama sacra di Ludwig, ovvero la roccia di sangue, l'unica roccia che abbiamo ottenuto in un'intera run. Quindi facciamolo, e sono sicuro al 100% ragazzuoli che ci sia un achievement, un trofeo per questo. Esattamente, maestro dell'arma. Abbiamo portato la nostra prima arma a più 10 ragazzuoli nella nostra prima run. Ora non so di per certo se la roccia che abbiamo utilizzato sia possibile trovarla nei vari calici, anche perché li ho sottovalutati, devo dirlo, e li ho un pochino lasciati stare in questa prima run, pensando più che altro alla storia. Però ci voglio andare, ci voglio assolutamente andare e scoprire di che cosa trattano. German si trovava qui, in questo giardino che ho scoperto trovarsi qua solamente verso, mi pare, il quinto o il sesto episodio. Non ci ho fatto veramente tanto caso a questa zona. Ed ora, ragazzuoli, scoprirò l'ultima cosa che mi è rimasta ignota dall'inizio del gioco. Perché quel cancello è stato chiuso finora. Parliamo prima con l'automa, vediamo che cosa ha da dirci. German ti attende ai piedi del grande albero. Vai, buon cacciatore. Addio, buonché tu possa trovare la via nel mondo della veglia. Ok. Lei non pare per nulla scossa dal fatto che dietro di sé ci sia un edificio in fiamme. E la cosa un pochino mi puzza. È strana come cosa, se ci pensate. Come ho detto nello scorso episodio, ragazzuoli, ho saputo dell'esistenza ovvia dei vari finali di questo gioco e mi sono tenuto il salvataggio per poi utilizzarlo e magari scoprire altre cose. Mi avete detto di fare una determinata cosa, di utilizzare i cordoni ombelicali. Mi avete detto di mangiarli, insomma di utilizzarli, credo. Questo oggetto, il cordone ombelicale, anzi questi tre oggetti, hanno, credo, una traduzione errata, perché vengono indicati come terzo cordone ombelicale. In effetti, credo che in inglese questi vengano considerati come parte di un unico oggetto, diviso in tre. Quindi se noi lo andiamo ad utilizzare, forse riusciremo a capire qualcosa. Non ne ho la più pallida idea, mi avete consigliato di fare questo e di rifiutare un'eventuale offerta da non so chi. Quindi facciamolo. Abbiamo comunque il salvataggio, ragazzuoli. Abbiamo utilizzato tutti e tre i cordoni. Ti attende. Vai, buon cacciatore. Avverto gli antichi echi.
Lei non ci dice assolutamente nulla di nuovo. Quindi quello che dobbiamo fare adesso, prima dell'alba, è incontrarci con Germa sotto il grande albero. Abbiamo mangiato tutti e tre i cordoni. Chissà se influenza gli avvenimenti che stiamo per apprendere. Finora questa zona c'era stata preclusa. Non potevamo accedere a questa parte del gioco. Fin dall'inizio, ragazzuoli. Fino ad ora questa zona è stata totalmente esclusa alla mia vista. Quindi, se permettete, do una piccola occhiata prima di dirigermi verso Germa. Ci troviamo in un prato fiorito. Ormai non si sente quasi più il rumore della casa in fiamme, anche se ce l'abbiamo molto molto vicina. Non l'avevo mai vista l'officina da questo lato. E devo dire che mi fa strano, anche perché questa parte di gioco ce l'ho avuta qui fin dal primo giorno. Ed ero bloccato solamente da un cancello di ferro. Abbiamo fatto cose molto più ardue che non scavalcare un cancello di ferro. Avremmo potuto farlo tranquillamente. Ma il gioco ha lasciato per ultimo questo momento, perché magari è il più importante. Buon cacciatore, hai agito bene. La notte volge al termine. Ora avrò pietà di te. Morirai. Scorderai il sogno e ti sveglierai sotto il sole del mattino. Verrai liberato da questo orrendo sogno di cacciatore. Ok, questa è l'offerta che mi avete consigliato di rifiutare. E senza i vostri consigli avrei scelto comunque di rifiutare di essere ucciso, ovviamente. Oh, ma dimmi, cos'è stato? La caccia? Il sangue o l'orrore del sogno? Oh, non importa. Tocca sempre all'aiutante dei cacciatori rimettere tutto in ordine dopo questi eventi. Stanotte, Garman si unisce alla caccia. Garman, il primo cacciatore, ragazzuoli. Colui che ci ha fatto visita all'inizio del gioco. Adesso ci viene contro, in maniera ostile. Ha una falce, ragazzi. Quale arma più simbolica della falce per ucciderci in questo momento? E visto che tutti i boss di questo gioco hanno una trasformazione, toccati certi HP nella loro barra, aia, andremo a vedere in che cosa si tramuta Germa. Questo attacco è devastante, una presa davvero davvero particolare. Devo stare attento. Questa faceva male, ragazzi. È molto molto veloce. Siamo morti. Devi accettare la tua morte. Lasciati liberare dalla notte. Ovviamente possiamo riprovarci. Ed è quello che faremo assolutamente. Questo è molto molto bello.
Una nebbia così piccola, ragazzuoli. Così poco larga. Eccoci, buon German. Ci hai offerto la morte, ma noi l'abbiamo rifiutata. Ora fa davvero tanto, tanto danno, ragazzi. Abbiamo un'arma più 10, eh. E il fatto è che è davvero, davvero velocissimo. Guardate. Niente, non riesco a prenderlo neanche dopo i suoi attacchi. Proviamo con la pistola. Aia, ok. Gli abbiamo fatto un pochino più di danno rispetto a prima. Voglio provare a sparargli, però. Vieni, dai. È stannabile anche quella pistola, ragazzi. Questo attacco devasta sta presa. Cavolo. Ecco, questa è la prima trasformazione. Usa anche lui una pistola. Cavolo. Devo stare attento. Sono finito nei fiori, ragazzi. Finendo anche le fiale. Ok, adesso può schivare come se avesse l'effetto dell'osso del vecchio cacciatore. In effetti lui è un vecchio cacciatore. No, 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 no! Ha rimesso di nuovo la falce! Porca puttana! Oh mio Dio, è velocissimo. Vai via, Never. È instannabile quando è così. Madonna, quanto danno. Quanto danno, ragazzi. Ho solo tre fiale. Solo tre fiale, due fiale. Una fiala. Finito anche i proiettili. Ok. Ci ha shottato, ragazzi. Wow. Potenziamoci bene prima di affrontarlo. Ok, ragazzuoli, questo è il mio setup. Gemma del sangue della tempra umida malvagia. Gemma del sangue umida della tempra. Gemma sangue umida capace, maledetta. Quella di prima era maledetta, non era malvagia. Ok, abbiamo questo. Che cosa possiamo portarci dietro? Vediamo. Possiamo portarci dietro
Abbiamo non tantissime fiale, solamente 61. Solo 4 proiettili di mercurio di riserva. Non sono tanti, ragazzi, per nulla. Portiamoci dietro delle molotov. Ok, può andare così. Riproviamo. Ci eravamo quasi riusciti, ragazzuoli. Quasi riusciti. Sta andando già malissimo. Dai, cavolo. Siamo morti. Ragazzuoli.
mio Dio. Dobbiamo affrontare la presenza della luna, ragazzi. Dopo aver sconfitto German, il primo cacciatore. Sono due boss consecutivi, ragazzi. La cosa non mi rassicura per nulla. Anche perché le fiale sono rimaste quelle del boss, della boss fight di prima. Credo che sia un grande essere anche questo. Cosa sta succedendo? Mi ha quasi sciottato. Stiamo fuori, ragazzi, qua. Siamo veramente fuori. Paurissima. È orribile. Ok, sta facendo cose strane. Non voglio starci vicino. Perché? Cos'è sta attacco? Mi devasta, mi devasta. Lo fa di nuovo? Non devo guardarlo, forse. No, no, no. Ok, ha finito. No, no, lo fa di nuovo, fa di nuovo. Oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Ho paura a guardare questo mostro. Basta. Porca puttana. Vabbè. Muori, muori. Incubo ucciso, ragazzuoli. 230.000 echi. Un boss dopo l'altro. Hai freddo? Oh, buon cacciatore. Ragazzuoli, sono senza parole, davvero, ho i brividi e quasi non riesco a parlare, davvero. Il tutto è sconcertante. Cos'era quel coso? Oh mio Dio, ho un uragano in testa, un vortice, ma è questo l'effetto che fanno i Souls. Ed è questo l'effetto che ha fatto anche Bloodborne. Ragazzuoli, davvero, io non... Ho i brividi al solo pensiero di aver ucciso due boss consecutivi. Due boss finali. Senza fiaschette, senza strategie. La presenza della luna era la prima volta. Per German ci sono stato 3-4 volte prima di sconfiggerlo. Però la presenza della luna... Davvero non so se sono andato a caso, evitando il suo sguardo, davvero ho avuto fortuna. Non ne ho idea, ragazzuoli. Fatto sta che abbiamo terminato Bloodborne. E come al solito, quando si finisce un gioco di questo stampo e di questa, ormai lo posso dire, grandezza a livello di gameplay, lore,
che magari non è dello stesso livello dei primi, del primo Souls, questo c'è da dirlo sicuramente, però ragazzuoli è tutta un'altra atmosfera, è tutto un altro gioco, un altro gameplay, altre sensazioni, altro level design, altro, non lo so, è un altro gioco. Io lo, comunque sia, lo metto a paragone dei Souls, ma è diverso, è totalmente diverso, alcuni punti in comune, ma già partendo dal gameplay a qualcosa di diverso che può piacere o non può piacere. Personalmente sono sconvolto da tutto ciò e proverò, ragazzuoli, questa musica, il Carry On. Ho i brividi sul serio di pensare a tutto, al trailer, alla carrozzina del trailer, alla balia, al bambino, ai pianti, alle carrozzine che trovavo all'inizio del gioco di cui mi lamentavo e dicevo: ragazzi, ma ci sono troppe carrozzine in giro, perché? Il Carry On, la presenza di bambini in un gioco del genere, in un gioco che è crudele, è spietato, è macabro, è molesto, ragazzuoli. Questo gioco ha delle cose veramente, sono cruente, e finora io ho visto una parte di queste cose. La crudeltà può stare nel mostro costruito in un modo, nel modello 3D di un mostro in putrefazione, nella zona decadente con delle tombe, della gente impiccata, può stare in molte cose, ma la cosa che mi mette più i brividi adesso è il pensiero dei bambini presenti in questo gioco, di fanciulli, di neonati, di sacrifici, di grandi esseri, ragazzuoli. E torno di nuovo a parlare di Lovecraft, perché qua c'è la mano, c'è lo stampo di Lovecraft. Se non c'è qui, non so in quale altro gioco ci sia lo stampo di Lovecraft. E devo dire di esserne totalmente contento. L'universo di Lovecraft, Lovecraftiano, chiamiamolo così, è un universo che si estende su numerosi piani, sia fisici che mentali. Ed è una bella cosa che comunque nel corso della mia vita, dei miei 24 anni, solamente poco, diciamo, nell'arco della mia vita, solamente poco prima di giocare a questo gioco io mi sia avvicinato al mondo di Lovecraft, qualche anno prima. Forse è una casualità, forse non lo so, ma sono davvero davvero contento che ci sia la sua faccia, il suo stampo, forse un tributo, non lo so, però lo si nota in tante cose, anche nell'inserire fanciulli, nell'inserire neonati, sacrifici, rituali, esseri astrali, demoniaci, deformi, mutati, in un gioco del genere. Ragazzuoli, davvero, se non vi siete mai affacciati all'universo di Lovecraft, di questo scrittore, avete giocato solamente metà di questo gioco. Avrete colto solamente metà delle piccole cose che riguardano sia Bloodborne, ma che prendono spunto da Lovecraft, dai suoi racconti, dai suoi vari racconti. Io davvero sono sconcertato. L'ultima scena è stata qualcosa che mi farà venire qualche incubo sicuro questa notte. Io ho il salvataggio. Questo era il finale che io avrei voluto fare. Ho sacrificato i 3 cordoni, magari non sacrificandoli succede qualcos'altro, non lo so. Per quel fatto ho seguito i vostri consigli, perché sono stati numerosi e mi avete detto sempre la stessa cosa. Anche Krieg mi ha detto di mangiare questi cordoni e di rifiutare la scelta, la proposta di German, che ci ha proposto di ucciderci, di farci uccidere da lui. L'avrei comunque rifiutata, ve lo dico, a prescindere l'avrei rifiutata. Quindi, ragazzuoli, ho il salvataggio. Questa era la mia scelta, il mio finale.
Quello che è stato questo. Non so se effettivamente sia stata la scelta Beh, migliore. tutto firmato e regolare. Ora diamo inizio alla trasfusione. Oh, non devi temere. Qualunque cosa accada, forse ti sembrerà soltanto un incubo. Vedo che abbiamo un cacciatore. E anche questo filmato iniziale, ragazzuoli, prende altre sfaccettature adesso che abbiamo molte informazioni dalla nostra. Concludendo il discorso, ragazzuoli, il gioco è iniziato in New Game Plus. Siamo di nuovo qua. Abbiamo, penso, tutti i nostri oggetti, comprese le 230.000 non anime, ma echi. Ho sentito un bambino piangere in questo preciso istante, quindi ho i brividi, ragazzi, ho davvero, davvero i brividi. Quello che verrà, quello che sarà oltre quella porta, sarà il continuo di questa serie, che magari prenderà un nuovo nome, non lo so, vedremo. Vorrei sapere che cosa ne pensiate anche voi. Sentite il bambino, cavolo. Io non posso, non posso continuare a non pensarci. Dovete dirmi, ragazzuoli, che cosa volete? Se continui in New Game Plus, magari facendo alcune scelte che ho saltato, magari leggendo molto di più i vostri commenti e seguendoli molto di più. Se volete questo, oppure posso tranquillamente terminare qui la serie e concluderla al primo game, alla prima run, alla blind run di Oberon. Ragazzuoli, New Game Plus, sì o no? Questo è quello che vi chiedo. Lo volete oppure no? Io sono molto spinto dal continuarlo insieme a voi, da aprire questa porta con il vostro aiuto e continuare nell'ormai mondo oscuro e contorto di Bloodborne che mi ha preso, maledetto, il cuore e se l'è portato con sé ormai. Sono davvero innamorato di questo gioco. Lo devo ammettere, lo devo ammettere. Ragazzuoli, concludendo, vi ripeto, io penso di aver salvato bene prima di incontrare German. Voglio provare gli altri tre finali, almeno un altro finale. Il terzo magari me lo salvo per questa nuova serie in New Game Plus, se ci sarà. Ovviamente questo lo dovete scegliere voi ed è una scelta, una decisione vostra. Ok? Perché io non posso fare come mi pare, il canale è il mio. Posso scegliere effettivamente cosa voglio mettere sul mio canale. Posso mettere quello che voglio, ma sono dell'opinione che è vostra la scelta di quello che vogliate vedere. Se volete vi porto il New Game Plus, ma dovete farmelo sapere. Questa è una cosa che vi chiedo in assoluta, diciamo, amicizia. Una risposta vostra ed io continuo questo gioco in un Game Plus. Sono molto molto spinto a farlo comunque, però lo sarei effettivamente ancora di più se ci fosse un vostro
riscontro nei commenti. Quindi, ragazzuoli, Oberon ha concluso la sua prima run in Bloodborne. Effettivamente, pensandoci bene, non siamo morti. Alla fine abbiamo ucciso sia German che la presenza della luna. Abbiamo ottenuto un oggetto molto molto particolare, ragazzuoli, che in questo momento non sto trovando. Eccolo qua, lo stemma del vecchio cacciatore. Proprio per questo German si muoveva, perché l'osso del vecchio cacciatore magari era il suo. Chissà, effettivamente lui sta su una sedia a rotelle per tutto il gioco. Quindi colui che ci aiuta all'inizio lo ritroviamo alla fine. Magari ci voleva aiutare anche alla fine, non lo sappiamo. Ragazzuoli, è davvero davvero un dispiacere per alcuni di voi non aver potuto provare questo titolo, non avendo possibilità di farlo, non avendo console, visto che è uscito solamente per PS4. Ed è una cosa che detesto, perché un titolo del genere, così dettagliato, profondo, contorto, che addirittura dei riferimenti ad autori morti ormai da chissà quanto tempo, che hanno influenzato tantissimo anche narratori moderni, cioè Lovecraft comunque sì, ragazzuoli, è stato uno scrittore molto molto importante, e se non vi ci siete mai avvicinati e volete giocare a Bloodborne, avvicinatevi prima a Lovecraft, anche in minima parte, e sicuramente giocando a Bloodborne troverete al 100% i riscontri che ho trovato io. Ragazzuoli, io ero Nevermind, anzi io sono Nevermind. Vi ripeto, voglio fare il New Game Plus, ma voglio avere un vostro riscontro, voglio sapere che cosa ne pensate. Da Oberon e da Nevermind è tutto. Alla prossima. Ciao a tutti cacciatori.